Sì, dare onore alle mamme e ai papà che ho incontrato oggi, che fanno l'avvocato, fanno il medico, fanno il commerciante, ma dedicano la gran parte della loro giornata a questi 650 ragazzi. Una cosa incredibile, ecco, una delle priorità di una regione come la Campania dovrebbe essere ripartire da qua. Ho detto che ci sono diversi progetti fermi in regione da tempo per allargare gli spazi, le superfici, anche qua a Bagnoli, per rendere sempre più inclusivo questo rapporto, perché non è una struttura per disabili, punto. L'obiettivo bello è di inserire questi ragazzi speciali in un contesto normale, quindi di lavoro, di spesa, di sport, di teatro, di passeggiata. Quindi mi sono preso due o tre compiti a casa per orare questa causa e magari tornarci con qualche euro in più e qualche metro quadro in più. La legge del dopo di noi, quella forse sarebbe indispensabile, perché il dopo di noi è un problema serio, un pensiero serio. Assolutamente, ma infatti il bello di questa struttura è che al piano alto c'è uno spazio dove i ragazzi sono in autonomia, quindi fanno la spesa, cucinano, fanno una vita normale, perché il problema non è creare strutture chiuse, riservate, isolate. Il problema è accompagnare questi ragazzi in una vita normale, con le persone normali. Qua c'è un budget di circa 3 milioni di euro, ovviamente c'è la ASL in debito di pagamento da mesi o da anni e non è possibile. Non è possibile, perché per strutture come queste ogni euro è oro, però vediamo di promuovere, hanno anche un e-commerce, una struttura di vendita online dei prodotti dei ragazzi che si chiama Robe da Matti, fanno bomboniere e quant'altro, stanno facendo le maschere di carnevale e quindi vediamo di aiutarli. L'unica nota dolente della mattinata è che per venire a portare aiuto, sostegno e promozione a un centro per ragazzi speciali, autistici e disabili, ci siano le camionette dell'esercito con gli idranti e gli scudi, e non è normale. Però ci sono soltanto una decina di disabili qui, tra l'altro allontanati, vorrebbero anche incontrarla. C'è un dispiegamento di forze molto imponente, poi in realtà non c'è nessuna manifestazione così pericolosa. Perché secondo lei? Non so, chiedete a chi ha minacciato il presidente di questo centro, perché sono fatte delle minacce fisiche. Perché arriva Salvini a incontrare i bimbi autistici, mi pare normale, no. La prossima volta torno nell'altro centro, che è a Bagnoli, dove fanno fisioterapia, sperando di tornarci tranquillamente. E poi la politica dovrebbe fermarsi all'ingresso di centri come questi. E poi dentro, se ci vengono Renzi, Conte, Di Maio, Zingaretti, Bertinotti, io penso che sarebbe solo un piacere per queste mamme. Senatore, come giudica la vita di Conte e Renzi? Hanno stufato. Gli italiani sono stufi, è due mesi che, mentre nel mondo accade di tutto, dalla Cina, le aziende che chiudono, dalla Whirlpool, all'Ilva, in Italia la politica è ferma da due mesi sulla prescrizione, le intercettazioni e i litigi fra Conte, Renzi e Bonafede. È frustrante, è surreale. Ma un governo che porti al voto deve esisterebbe anche con Renzi? Prima si vota meglio, anche con la fata morgana. O i fantastici 4. Se arrivano i fantastici 4 e mi dicono si va al voto in autunno e finalmente gli italiani scelgono un governo che governa per 5 anni, e allora sostengo il governo dei fantastici 4. Senta, ma... però ieri Topolino, oggi la fata morgana, proviamo a fare qualche ipotesi concreta. Se Renzi dovesse... No, sì, ma non commento i sedi, Renzi. Renzi sta minacciando la sfiducia da ormai mesi, però... Oggi ha detto che a Porta a Porta farà un annuncio rivolto a tutte le forze... Sì, però vi rendete conto del fatto che 60 milioni di italiani devono guardare porta a porta per capire che umore ha oggi Renzi e come reagisce Conte? Quindi non si aspetta frustrante. Nulla da questa cosa. Ma mi aspetto che mettano fine a un governo senza senso. Cioè, se hanno dignità e coerenza, dicono ci abbiamo provato, è cinque mesi che stiamo lì, non andiamo d'accordo su nulla, tranne che sul fatto che ci sta antipatico Salvini, che però al centro GIFAS di Napoli, che a Renzi o a Conte stia antipatico Salvini, non cambia la vita. Non sono d'accordo su nulla, sfiducino questo governo e si vada alle elezioni. Senatore, se non sono giovani, per avere un accordo con la mia assolutamente sì. Perché Zaia sì, tutto no. Perché Zaia governa da tanti anni e viene riconfermato. Non è un giudizio personale, perché qualcuno potrebbe dire perché Zaia ha vinto
è tutto aperto. Ma non mi interessa questo. Scegliamo le squadre migliori. In Campania, come in Puglia, come in nelle Marche, come in Liguria, come in Veneto, come in Val d'Aosta. Scegliamo le squadre migliori. Mi sembra che qualcuno sia un po' troppo chiuso nel proprio egoismo di partito. Se dovessimo ragionare per egoismi di partito, chi è che ha il 30% dei voti? Allora potrei imporre e disporre. No, non sono fatto così, quindi scegliamo le squadre migliori. Però anche gli altri dovrebbero praticare l'unico.